guardate che meraviglia di paesaggio, qui è tutto aperto e l'osservatore ha la possibilità di scoprire tutte le catene montuose che abbracciano il Cadore, tra l'altro patrimonio dell'umanità UNESCO. Guardate che bello. Guardate che bel microcosmo che si può trovare facendo una semplice passeggiata in un bosco. Guardate che bello questo tratto, tutto pieno di eriche, favoloso. La salita del Tranego è veramente molto bella, c'è questa favolosa strada silvopastorale che va fino in quota, sale a tornanti, guardando verso sud abbiamo sempre il panorama del Centro Cadore, abbiamo anche qualche bella baita che possiamo intravedere qua e là. Guardate che bello, veramente bellissimo panorama. La vegetazione è contraddistinta dalla presenza di numerosissimi pini, guardate questi che belli, che rami molto belli. Tutta questa cresta è molto soliva perché va verso sud, poi c'è la presenza anche di diversi faggi e di abeti. Guardate che bello che è anche questo microcosmo. La cosa bella del bosco è che è ricco di dettagli. Quando usciamo per fare delle fotografie possiamo assolutamente scoprire delle cose che se non guardiamo con attenzione ci sfuggono di mano. Per cui durante una bellissima passeggiata rischiamo di non vedere degli scorci, dei piccoli dettagli che possono essere veramente fenomenali. Se per caso ti viene un po' di languorino, guardate che cosa si riesce a trovare. Abbiamo una panchina con un tavolino inserita in un contesto unico. Guardate che panorama che si apre al visitatore. Da qua praticamente ci fermiamo a fare un picnic. Qui abbiamo tutta la zona del Centro Cadore, favoloso, con il lago del Centro Cadore, tutte le montagne in lontananza, la zona di Pieve di Cadore, e in lontananza abbiamo la valle che porta verso Belluno. A me piace molto la fotografia macro proprio perché riesce a raccontare questi elementi, questi agglomerati di vita naturale. Guardate che meraviglia! Quello che c'è davanti a me e alle mie spalle è qualcosa di unico.